biblioteca nuova, nuovissima, che abbiamo inaugurato da poco a San Giovanni a Piro, e sarà in casa comune, che è l'edificio di fronte al comune. Dico queste cose per i ragazzi, per dargli anche la piattaforma logistica in cui si svolgerà questa nostra summer. Poi ancora ringrazio Pietro D'Andrea di Cilento TV, che ci trasmette e ci manda online sui canali social di questa televisione del territorio, Cilento TV appunto, e non poteva che essere così. E, abbiamo un ringraziamento per la parte logistica, per quello che faremo al pianoro di Ciolandea, alla Prologo di San Giovanni a Piro, Scario e Bosco. E poi dico, ovviamente lo sapete già, i presenti, lo dico perché è una cosa a vostro favore, i presenti non sono i ragazzi, gli studenti non è che sono stati sorteggiati, questa è una borsa di studio per meriti, siete stati segnalati per il vostro valore, in un momento in cui, come dire, di valore ce n'è veramente bisogno, credo che sia un fatto che vi rende onore e noi siamo oltremodo contenti di ospitarvi. Quando con il sindaco, spesso quella che è la solitudine degli amministratori, che per noi veramente non è così, siamo sempre pieni di gente intorno, quando ogni tanto ci chiediamo se veramente vale la pena fare politica, la risposta è sì, vale assolutamente la pena, considerando iniziative come questa. Vi lascio al presidente Lorito, grazie per quello che farete. Allora, buongiorno a tutti, questo per me è un momento quasi emozionante, perché abbiamo realizzato qualcosa che insieme all'avvocato Felice Dentini, mio amico d'infanzia, una persona molto nota e importante per il territorio, una cosa in cui veramente non ci credevamo, perché era veramente una cosa difficile. Perché difficile? Perché portare l'università, parliamo della Federico II, la più grande università del sud, il suo Orso va bene in casa, una delle più importanti università napoletane, qui a San Giovanni a Piro, con i suoi esponenti più famosi, più noti, più richiesti in giro per l'Italia, su temi che noi dovremo e affronteremo in questa Summer School, è una scommessa, è stata una scommessa. Io devo subito dire, prima dei ringraziamenti, diciamo, a chi localmente ha realizzato questa struttura, devo dire che insomma sono veramente contento e lo prendo come un atto di affetto nei confronti del sottoscritto, e siamo venuti arrivare fin qui per raccontare, per presentare ai ragazzi tutta una serie di cose bellissime. Guardate, avrete, lo dico ai ragazzi, delle lezioni straordinarie, lezioni che sono chieste in giro per l'Italia, le avrete qui in casa. Per dare una continuità, quindi un segno tangibile che resti nel futuro, noi dell'amministrazione comunale abbiamo pensato di dedicare un luogo all'avvocato Alessandro Lentini. Io adesso, oggi, mi trovo in una duplice veste riconoscente nei confronti dell'avvocato Lentini, da una parte come avvocato e quindi come allievo di ciò che è stato l'avvocato Alessandro Lentini e di ciò che ha trasmesso a noi giovani avvocati quando abbiamo avuto il piacere di ascoltarlo nelle aule di giustizia, e come sindaco di questo paese, perché Alessandro Lentini era di questo paese insieme al fratello, amano ricordarlo, a me l'avvocato Rosario Lentini ama ricordarlo sempre, per cui sappiamo che questa, il padre di Alessandro Lentini, Lorenzo Lentini, è stato podestà di questo comune, quindi è una famiglia che è profondamente radicata nel nostro territorio. Ed occorre, soprattutto in questo periodo in cui magari i giovani molte volte si abbandonano allo sconforto, bisogna pensare a queste persone che da un piccolo paese come San Giovanni a Piro si sono realizzate in un'epoca in cui i collegamenti non erano così semplici, andare a Salerno non era così facile, andare a Vallo della Lucania quando ho iniziato io a fare l'avvocato ci volevo un'ora e 20 minuti. Quindi per dirvi come è galoppato il progresso rispetto a quando abbiamo vissuto noi, quindi rende ancora maggiore onore a chi prima di noi ha saputo affermarsi sia nel campo della politica sia nel campo dell'avvocatura. E nel campo dell'avvocatura Alessandro Lentini ha trasformato la professione di avvocato in un'arte, perché era bravissimo, un'arte che sapeva esprimersi non soltanto nell'interpretazione dei concetti giuridici, ma molte volte anche nella teatralità della ringa, che non è da meno rispetto a quella che può essere il contenuto stesso della ringa. Appartiene a un'altra epoca, appartiene a un'epoca antica in cui si parlava di retorica, in cui le rappresentazioni e le difese, io ricordo Ischia, si tenevano davanti a tutta la popolazione, ricordo Contreras Tosta, l'uccisione della Tosta, tutte queste orazioni che
che venivano fatte davanti a tutto il pubblico perché si convincesse tutta la popolazione dell'innocenza o meno del proprio difeso. Ecco, penso che il luogo che abbiamo voluto intitolare è la piazzetta Falasca, perché io lo ricordo perché questo luogo sia un luogo evocativo, che la piazzetta Faro era il luogo in cui l'avvocato Alessandro Nendini amava passare i suoi ozi estivi sotto nella spiaggia dei massoni là sotto, e amava raccontare quelle che erano state le proprie esperienze nelle aule giudiziarie, trasformandole quasi in parabole affinché alla fine ci fosse sempre una morale e quindi un insegnamento per chi lo ascoltava. Perciò abbiamo voluto trovare in questo luogo un luogo che ci ricordasse e ci facesse rivedere l'avvocato Alessandro Nendini con la sua Lacoste blu, andare al mare proprio in questo posto caratteristico di Scala. In un'epoca in cui molto è lasciato si dà un peso a qualsiasi cosa, un peso soprattutto economico. Allora, volevo invitare l'avvocato Felice Lentini, accompagnato dalla moglie, la dottoressa Gallo. Vieni pure tu, l'avvocato, venite qui. Alessandro, vieni anche tu, vieni. Così scopriamo. Una velocità incredibile alla vita dei giorni nostri servono per evitarci di riflettere, per evitare di avere momenti come questi. Chiaro, bombardati di notizie. Il grande fratello, la sagra dell'ovvietà della stupidità, le persone trasformate in un guaierismo. Noi abbiamo necessità di riconquistare la nostra identità, di salvaguardare e implementare la nostra cultura, di trasmettere la cultura alle future generazioni, perché noi solo con la cultura ce la potremo fare ed evitare il processo di desertificazione antropica che ha caratterizzato in quest'ultimo decennio quest'area del nostro territorio. E di qui la mia provocazione all'amico Matteo, dire: Matteo, dobbiamo scendere sui territori. Perché non dobbiamo solo far capire come si fa la nanoagricoltura, dobbiamo anche far capire che facendo la nanoagricoltura, se il papà ci ha lasciato 10.000 metri quadrati di terra, noi possiamo vivere senza bisogno di andare a lavorare in un sottoscala, in un bar, in una periferia di una grande città. Chiaro? E per fare questo la cultura deve scendere in mezzo alla gente, deve presidiare i territori, deve creare infrastrutture, e io sono sicuro che questo sarà il secondo step che caratterizzerà il rapporto di collaborazione tra questa amministrazione comunale e l'Università Federico II della Catena di Napoli.
grazie a tutti.